Il Corecom Abruzzo è tra i primi quattro in Italia in termini di efficacia ed efficienza nella risoluzione delle problematiche tra i cittadini utenti e le compagnie del settore delle telecomunicazioni. Sono stati infatti 5.300 i ricorsi pervenuti nel 2015, a fronte dei 4.240 del 2014 e dei 3.322 del 2013, dei quali l'84% conclusi con esito positivo, per un totale di oltre 3 milioni di euro di indennizzi alle famiglie e alle aziende abruzzesi. Questi sono dati importanti che sono stati gestiti dal Corecom e che il Corecom Abruzzo in questi ultimi anni ha avuto un aumento del 313%. Dal 29 aprile le domande per il rimborso, le cause, che è titolo gratuito per quanto riguarda al Corecom dei cittadini e delle imprese, anche online, quindi dal 29 aprile si possono anche presentare le domande online, quindi senza andare nelle sedi del Corecom, che tra l'altro stanno anche delle delegazioni, oltre che all'Aquila e a Pescara, le sedi a Teramo, tra non molto apriranno anche le sedi di Avezzano, Vasto e Nereto.